Salve a tutti, sono Sara Letardi e do il piacere di dare il benvenuto ai nostri relatori, la dottoressa Valeria Prigiobbe, il dottor Giuseppe De Marco e il dottor Salvatore Pratillo. Tutti noi facciamo parte dell'Istituto Nazionale di Statistica ed in particolare della Direzione Centrale per le Tecnologie Informatiche. È quindi per noi oggi un onore e un piacere poter partecipare ai lavori della 14ª Conferenza Nazionale di Statistica con un incontro sul tema del miglioramento continuo dei processi e servizi IT per la digital transformation. Il tema centrale del webinar esplicita il concetto di miglioramento continuo dei processi e servizi, perché vuole proprio sottolineare sia l'aspetto evolutivo che quello di costante miglioramento del percorso intrapreso dalla Direzione Centrale per le Tecnologie Informatiche a supporto della statistica ufficiale negli ultimissimi anni. Per stare al passo con innovazioni tecnologiche sempre più complesse e rispondere quindi in modo efficiente ai bisogni degli utenti, l'organizzazione dell'IT è evoluta verso i modelli di cui parleremo fra poco. Ma già da questa brevissima introduzione possiamo intuire come anche la statistica sia stata investita dalle nuove tecnologie. Vedremo quindi che è fondamentale per il corretto governo dei sistemi informativi e per rispondere anche ai requisiti delle norme di riferimento, adottare un modello di controllo che consenta il monitoraggio delle performance dei servizi erogati. Ci soffermeremo poi su un ulteriore elemento chiave di questo processo evolutivo delle attività dell'IT, ovvero l'aspetto legato alla sicurezza del patrimonio informativo dell'istituto. Infatti, proteggere i propri dati da ogni intrusione o danneggiamento è imprescindibile. Pensiamo solo al rischio di trovarsi nell'impossibilità di erogare un servizio. Infine, porteremo l'attenzione ai cambiamenti che hanno caratterizzato l'organizzazione del processo produttivo. Possiamo pensare, ad esempio, alla necessità di condivisione in rete dei documenti e dei materiali di lavoro e alla diffusione improvvisa del lavoro agile causata dall'emergenza del Covid-19. Tutti elementi che hanno fatto emergere ancora di più l'importanza e la centralità dei sistemi informativi. Vedremo quindi questo percorso di miglioramento continuo articolato lungo tre tematiche: la qualità dei servizi IT, il sistema di gestione della sicurezza e la piattaforma di Digital Workspace a supporto della produzione statistica. Ma entriamo ora nel vivo del webinar e presentiamo la premia relatrice, la dottoressa Valeria Prigiobbe. Valeria si è laureata in fisica presso l'Università di Roma di Tor Vergata e lavora come tecnologa in Istat dal 2002. Attualmente la dottoressa Prigiobbe è responsabile dell'iniziativa Gestione e monitoraggio dei processi IT e si occupa del ciclo di vita dei processi di service management in ottica di miglioramento continuo. Ha conseguito il Master EMIT presso la LUISS e diverse certificazioni internazionali, consolidando e integrando le sue competenze con l'esperienza professionale. Lascio quindi la parola alla dottoressa Prigiobbe che ci introdurrà al tema della qualità dei servizi IT per la Digital Transformation. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Ciao Valeria, a te la parola. Grazie Sara. Un saluto a tutti. Io vi parlerò proprio della qualità dei servizi IT in questo percorso intrapreso anche dall'Istat della Digital Transformation e in particolare della DCIT. Condivido le mie slide. L'obiettivo di questa presentazione è proprio quello di mostrarvi qual è stato il percorso che è stato intrapreso dalla direzione informatica proprio per raggiungere l'obiettivo di erogare servizi IT di qualità. E quindi questo ha avuto lo scopo di dover andare poi a costruire dei modelli di processi e dei modelli di controllo di questi processi. Il contesto in cui diciamo, abbiamo lavorato è il contesto di cui ci ha parlato Sara, quindi un contesto internazionale in cui l'IT ha preso un ruolo fondamentale al centro delle aziende e anche della pubblica amministrazione, naturalmente, arricchendosi di molti elementi di complessità, in quanto con la Digital Transformation i progetti sono aumentati, le applicazioni, i parchi software, le infrastrutture gestite si sono aumentate e cambiano molto velocemente. In più bisogna tenere conto di tutte quelle normative che sono state adottate negli ultimi anni a cui bisogna adempiere e i percorsi di certificazione che l'Istat e la DCIT ha intrapreso proprio per garantire servizi di qualità. Quindi da tutto ciò, da questo diciamo,
per poter gestire in modo, diciamo, avere un governo di questi IT, che è diventata molto più complessa, e è stato necessario standardizzare i processi di gestione e di governo proprio per adottare poi anche un modello di monitoraggio delle performance dei servizi, assicurandone poi l'efficacia e l'efficienza in linea con le linee strategiche dell'istituto. Il primo passo è stato quello di andare a identificare qual è il framework da utilizzare per la costruzione di questo modello e le best practice internazionali più adatte per la nostra direzione informatica. La scelta è stata quella di COBIT 5, che è un framework che ci permette poi anche di costruire il modello di funzionamento della nostra direzione informatica e che fornisce linee guida proprio per costruire il sistema di IT governance, attraverso il quale poi il top management può avere visibilità e controllo sull'allineamento tra gli obiettivi dell'IT e gli obiettivi dell'istituto strategici. Il secondo passo è stato quello, all'interno di questo framework, di identificare quali standard e quali best practice erano più adatte per la progettazione in dettaglio dei diversi processi. In questa figura sono rappresentati in modo esemplificativo alcuni di questi, come ad esempio EDIL, che abbiamo scelto per Service Management, il PMBOK e il PRINCE2 per il Project Management. Il COBIT ha supportato questo nostro lavoro proprio nella costruzione di un modello che tenesse al centro il valore attraverso quale l'IT eroga i servizi, e avere una gestione olistica dell'IT che tiene sempre al centro gli interessi e anche le responsabilità di tutti gli stakeholder che concorrono sia nella erogazione ma anche nel consumo dei servizi IT. Il framework COBIT costa di diversi processi che possono essere suddivisi in due famiglie importanti, che appunto garantiscono proprio il governo e la gestione dei diritti in funzione del business. Partendo dall'alto abbiamo i processi di IT governance, che assicurano il recepimento dei bisogni del business, quindi degli utenti, degli stakeholder, dei servizi erogati, e fanno in modo che l'IT soddisfi queste esigenze e mantenga sempre allineati i propri obiettivi con gli obiettivi strategici. E quindi l'IT governance opera un monitoraggio proprio sulle prestazioni dell'IT, verificando l'ongoing e le compliance rispetto alle strategie IT. Mentre l'insieme dei processi di IT management garantiscono l'ongoing, cioè garantiscono il ciclo, la gestione del ciclo di vita di un servizio, quindi dalla pianificazione allo sviluppo, l'esercizio e il monitoraggio. L'approccio che abbiamo dato è quello di ADOPT, cioè selezionare ADOPT e ADAPT. ADOPT, abbiamo individuato il framework da utilizzare, appunto il COBIT, nell'ambito di questo identificato tutti i processi che ci interessava di andare a costruire, e le relazioni, i loro confini, le relazioni e le singole responsabilità, quindi per ogni processo. Nella seconda fase di ADAPT abbiamo calato questi processi nel contesto della DCIT, quindi della direzione informatica, e implementandoli correttamente sulle piattaforme più idonee, più adatte. Il risultato di questa, di questa ADOPT è stato quello di mappare proprio i servizi, dopo aver identificato quali erano i processi che ci interessava andare a costruire e a definire, li abbiamo mappati con quelli del COBIT, e quindi ottenendo il risultato mostrato in questa figura. Mettendo insieme questi processi è stato possibile costruire un modello di funzionamento e una catena del valore, in cui abbiamo organizzato questi processi in tre principali famiglie. I processi di governo, che sono quelli trasversali e appunto ci garantiscono sempre la coerenza delle strategie dell'istituto con quelle dell'IT e indirizzano tutti i processi dell'IT in modo da soddisfare gli obiettivi definiti. Poi ci sono i processi core, che sono i processi proprio finalizzati alla gestione del ciclo di vita del servizio, quindi tali da soddisfare poi le esigenze degli utenti in termini di utilità, qualità, affidabilità ed economicità.
E poi ci sono nella parte più bassa i processi di supporto che fanno funzionare i processi IT. Se poi andiamo ad inserire anche le relazioni dai processi stessi per andare a individuare quali sono i ruoli di, sia all'interno del team ma anche all'interno dell'istituto, serve costruire un macro flusso come quello che vediamo rappresentato nella slide. Qui sono rappresentati tutti i processi che noi abbiamo implementato o che abbiamo nella roadmap per le implementazioni. Molti di questi li abbiamo già definiti, rilasciati, alcuni sono in fase di revisione proprio in ottica di miglioramento continuo o in caso per esempio di ricevimento delle nuove normative o di percorsi di certificazione che abbiamo iniziato come la ISO 20000. E qui vediamo rappresentati l'importanza di ogni processo, perché all'interno di ogni processo noi riusciamo a garantire innanzitutto un presidio e governo sulle attività fondamentali che quel processo deve portare a termine nel suo pezzetto, e siamo in grado in questo modo di identificare anche tutte le responsabilità, quindi chi ha la responsabilità in quel momento di quell'attività. L'insieme di tutte queste di questi processi mi permettono di governare tutto il ciclo di vita del servizio erogato. Per poter monitorare e controllare e governare un modello dei processi rappresentati, è necessario costruire un modello di performance management, cioè devo individuare quali sono gli strumenti che mi permettono di misurare se quei processi stanno lavorando bene e mi permettono di dire quali sono gli step di miglioramento che io posso fare. Per questo abbiamo costruito un modello, appunto il modello di performance management, che colleziona un certo set di indicatori di performance che abbiamo individuato secondo il modello SMART, quindi innanzitutto misurabili, e per i quali abbiamo definito uno standard per la formalizzazione degli indicatori conforme alle norme ISO e alle indicazioni AGID. In più abbiamo individuato per ogni indicatore quali erano naturalmente i target, gli obiettivi, i destinatari, utilizzatori dei KPI, gli strumenti con cui devono essere misurati e gli strumenti più efficaci per poterli rappresentare e metterla a disposizione proprio per un facile monitoraggio e controllo. Questi indicatori, per avere una visione olistica di tutto il nostro modello, è stato necessario andare a dividere gli indicatori in quattro prospettive di analisi: prospettiva finanziaria, clienti, crescita, innovazione e processi. Quella da cui siamo partiti è proprio quella dei processi, perché era quella che noi nel nostro progetto eravamo partiti, dove abbiamo molti indicatori di performance e per il quale abbiamo costruito numerosi report e dashboard di monitoraggio. Per concludere, in ottica proprio di un miglioramento continuo, abbiamo potuto in questo modo innescare un circolo virtuoso fondato proprio sul modello di Deming, per cui i KPI che delle diverse prospettive vengono costantemente monitorati per verificare effettivamente il raggiungimento degli obiettivi definiti, e con un approccio ciclico questi KPI possono essere consolidati perché hanno raggiunto i target, sono verificati che sono corretti, oppure, sempre in ottica di miglioramento continuo, adeguati e aggiornati in base ai cambiamenti per poter garantire un maggiore allineamento agli obiettivi della DCIT e dell'ISTAT. Questo modello quindi non è il modello degli indicatori, non è un modello statico, non è che abbiamo completato, ma è un modello in continua evoluzione, in continuo aggiornamento, in cui andremo ad aggiungere nel tempo anche nuovi KPI nelle varie prospettive, proprio perché anche inseriremo dei nuovi processi e dei nuovi indicatori. Ho concluso il mio intervento, grazie per la vostra attenzione e ripasso la parola a Sara. Grazie Valeria, grazie. Approfondiamo adesso il tema della gestione della sicurezza con il dottor Giuseppe De Marco. Giuseppe ha una laurea in ingegneria informatica conseguita presso l'Università di Roma La Sapienza ed è tecnologo in ISTAT dal 2017. Attualmente è responsabile di iniziativa, sia per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza e continuità dei servizi, che relativamente alle infrastrutture e processi per la privacy by design.
Tra i suoi obiettivi vi è quello di assicurare una particolare attenzione alla protezione della privacy e dei dati personali, in un'ottica di miglioramento continuo del processo di adeguamento e di conformità di istituto alle normative di riferimento. Bene, buon proseguimento e a te la parola. Grazie Sara e benvenuti a tutti. Oggi parlerò della sicurezza, dell'implementazione del sistema di gestione della sicurezza predisposto dall'istituto e vedremo anche le attività di miglioramento continuo che si stanno mettendo in atto. Partiamo da una definizione. Che cosa si intende per sicurezza? Quindi la sicurezza delle informazioni significa la protezione fornita ad un sistema informativo allo scopo di ottenere come obiettivo applicabile la conservazione della triade RID, ovvero riservatezza, disponibilità e integrità. Per riservatezza si intende garantire che le informazioni siano accessibili solamente a coloro che hanno l'autorizzazione per accedervi. Per disponibilità, garantire che gli utenti autorizzati possano accedere alle informazioni quando ne hanno bisogno. E per integrità, garantire che le informazioni siano accurate, complete e non modificabili, quindi integre. La sicurezza è un processo multidisciplinare che coinvolge l'intero assetto organizzativo. Si compone di tre aree di pertinenza che sono naturalmente quella tecnologica, quella organizzativa e quella di compliance, ovvero di conformità a leggi e regolamenti di settore. E si declina in tre fasi temporali. Una fase di reazione, un contenimento, ripristino, ad esempio a seguito di incidenti di sicurezza, una fase di rilevamento, quindi un'analisi continua in real time e un monitoraggio costante sull'intera infrastruttura, e una fase di previsione e protezione di tutti gli asset, che consiste nel definire, progettare e gestire le contromisure concrete e adeguate per il contesto in cui si opera. La Direzione Centrale per le Tecnologie Informatiche di Istat, la DCIT, ha attuato tale processo predisponendo il proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, l'SGSI, che è conforme allo standard di riferimento ISO 27001 ed è in grado di recepire, attuare e governare gli obiettivi strategici di sicurezza dell'Istituto. Come si definisce un SGSI? Possiamo vederlo come l'insieme delle attività di sicurezza avendo come obiettivo la protezione del patrimonio informativo mediante la definizione di una serie di misure organizzative, normative tecniche e di controllo e verifica nel rispetto naturalmente dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità. L'Istat ha strutturato e concepito il proprio sistema di gestione sulla base di un approccio metodologico fondato su un modello di riferimento olistico che prevede la classificazione delle misure in ambiti o dimensioni, in modo da tenere sotto controllo in modo sistematico e continuativo tutte quelle che sono le tematiche legate alla sicurezza IT, ma non solo, anche quelle legate alla privacy, lo vedremo successivamente. Il modello si struttura con un assetto specifico, quindi organizzazioni, ruoli e responsabilità ben definite, particolare attenzione al personale coinvolto nella sicurezza attraverso una sensibilizzazione e formazione costante, l'impianto di processi e regole e documentazioni a supporto di tutte le attività legate alla sicurezza, naturalmente l'aspetto tecnologico, quindi tecnologia, strumenti, l'infrastruttura a supporto delle attività dell'istituto e un efficace sistema di controllo, ad esempio basato su specifici KPI. L'SGSI quindi attua quella che è la strategia per information security in allineamento con gli obiettivi strategici dell'istituto e prevede l'individuazione di specifici ruoli e responsabilità, l'attuazione di misure tecnologiche adeguate e congrue e un efficace sistema di monitoraggio, naturalmente basato sul concetto di miglioramento continuo. Il tutto al fine di garantire l'indirizzo, il governo, l'esecuzione e il controllo della sicurezza IT in istituto. La strategia per l'information security è stata basata su un approccio governance risk compliance. Governance, ovvero garantire che l'attuazione della strategia e degli obiettivi di sicurezza dell'istituto. L'approccio deve essere basato sul rischio, quindi sull'analisi e gestione del rischio a 360 gradi, nel rispetto naturalmente di norme e leggi e regolamenti di settore, sia cogenti, quindi obbligatori, ma anche volontari, come la 27001 che vedremo di seguito. Vediamo come si è organizzata la direzione tecnica, quindi la direzione centrale per le tecnologie informatiche. Sono stati previsti dei ruoli e delle specifiche di responsabilità nel rispetto del principio di segregation of duty per garantire appunto la governance e la sicurezza completa dell'IT.
È previsto un responsabile della sicurezza delle informazioni che è affidata al direttore della direzione, che coordina e la responsabilità delle attività di definizione, attuazione, mantenimento e miglioramento continuo dell'intero sistema, assicurando naturalmente la conformità ai requisiti della politica dell'istituto. È stato predisposto una security governance, che ha il compito di coordinare le attività per l'attuazione della strategia e degli obiettivi di sicurezza definiti, che inoltre nel contempo coordina l'attività di interna audit, e un Security Operations Center, che coordina le attività per l'attuazione della strategia e degli obiettivi di sicurezza operativa, al fine di garantire il mantenimento dei livelli di sicurezza previsti e definiti. È stato inoltre definito un processo di analisi e gestione dei rischi IT basato sullo standard ISO 27005, che parte da un'analisi degli impatti di business, quindi la BIA, che viene fatta annualmente, e si conclude con la fase di accettazione e trattamento del rischio. Il tutto deve essere naturalmente efficace nel tempo, l'approccio strutturato basato appunto sulla norma 27005 e in ottica iterativa, cioè deve essere sempre aggiornato ed efficace. Inoltre, per quanto riguarda la compliance, che è uno degli aspetti diciamo importanti da tenere sotto controllo, l'aumento esponenziale di attacchi di natura cyber e l'evoluzione continua tecnologica comporta l'adeguamento a sempre più numerose normative e regolamenti specifici, spesso vincolanti per le pubbliche amministrazioni, le normative e i regolamenti previsti o linee guida previste da ACI, il regolamento europeo GDPR, le norme ISO e la direttiva NIS. E infine, naturalmente, il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che in questo periodo si sta ampliando e rafforzando. Al fine di assicurare la compliance a norme standard regolamenti in ambito sicurezza, si è approntato un processo per la definizione della politica di sicurezza IT, che è in grado di recepire le direttive nazionali e internazionali di settore, nonché i requisiti specifici dell'istituto. La politica di sicurezza si basa naturalmente sulla norma ISO 27001, che è il nostro punto di riferimento, ma è in grado di recepire anche i requisiti di sicurezza derivanti da altre norme, tipo le misure minime ACI, il già citato regolamento europeo GDPR per la protezione dei dati personali e dell'attuazione delle misure adeguate a tutela dell'interessato, e anche normative cogenti, come potrebbe essere ad esempio il piano organizzativo del lavoro agile. Tale documento ha una rilevanza a livello di istituto e farà parte di quello che è il nuovo documento annuale sulla sicurezza che si sta predisponendo in cooperazione con le altre direzioni e strutture dell'istituto. In conclusione, l'impianto della sicurezza si fonda su una strategia basata su quattro pilastri: la gestione integrata della sicurezza delle informazioni e della protezione dei dati personali, ovvero le misure e le soluzioni tecnologiche attuate devono garantire l'allineamento tra la sicurezza IT, considerando anche gli aspetti legati ad esempio alla cyber security, gli obiettivi istituzionali dell'Istat e l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati personali, quindi con riferimento al regolamento europeo GDPR. L'approccio deve essere basato sul rischio e sul privacy by design, un concetto molto caro, già citato il regolamento europeo GDPR, tener conto della standardizzazione dei processi, che aspetto molto importante, perché l'uso di standard e linee guida di settore consentono di confrontarsi e conformarsi a quelli che sono criteri di sicurezza adottati a livello internazionale, in modo così da ottenere una valutazione oggettiva di quello che è il grado di adeguatezza delle misure che vengono adottate. E infine il processo di certificazione, che contribuisce a incrementare il valore dell'istituto e in particolare è in grado di attestare che l'istituto è capace di tutelare le proprie informazioni e di mantenere tale capacità nel tempo e garantire che i dati trattati, conservati e gestiti siano in ottica di riservatezza, integrità e disponibilità, naturalmente a fronte di minacce rivolte all'istituto da fonti esterne. Adesso un cenno a quello che è il percorso di evoluzione e miglioramento continuo della sicurezza intrapreso dalla direzione tecnica. Quindi, negli ultimi anni, stiamo partendo dal 2017, si è partito dal documento annuale sulla sicurezza. Nel 2018 si è iniziato il percorso di certificazioni ISO 27001 in un perimetro ristretto che è l'MDE, il Micro Data in Change, a supporto di un progetto europeo per lo scambio di microdati sul commercio estero con Eurostat.
Nel 2018 si è potenziato il Security Operation Center, nel 2020 si è concluso il processo di integrazione tra quella che è la sicurezza IT e quella che è la privacy, e arriveremo a fine anno con la certificazione del sistema di gestione della sicurezza sull'intero perimetro di CIT ISO 27001. L'obiettivo è quello di arrivare a fine 2022 con un sistema di gestione integrato e certificato, che prevede naturalmente, oltre la certificazione alla 27001, anche la certificazione 20.000 per quanto riguarda la qualità dei servizi e la 22.301 per quanto riguarda gli aspetti legati alla business continuity. Concludiamo facendo un cenno a quello che è il fattore determinante, ovvero il comportamento delle persone. Infatti la sicurezza non è un problema soltanto tecnico, ma è un tema condiviso e che richiede la convergenza di intenti all'interno di tutta l'organizzazione e naturalmente anche di quello che è il contesto esterno. Infatti un comportamento non adeguato può rendere del tutto inefficaci i processi, l'organizzazione e le misure tecnologiche che sono state implementate. Quindi per raggiungere l'obiettivo della sicurezza serve la collaborazione di tutti, anche perché l'anello più debole è sempre la vulnerabilità maggiore. Vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola a Sara. Grazie mille. Grazie Giuseppe. La parola adesso va al dottor Salvatore Pratillo. Salvatore è ingegnere informatico, laureato all'Università degli Studi Guglielmo Marconi e attualmente frequenta un master in trasformazione digitale della pubblica amministrazione. In Istat dal 2011 è responsabile del centro di competenza Digital Workspace e vedremo quindi le peculiarità della piattaforma Digital Workspace a supporto della produzione statistica, anche in un'ottica di innovazione nell'organizzazione del lavoro. Ti passo subito la parola, ti ringrazio. Grazie Sara dell'introduzione e benvenuti a tutti. Allora, di cosa parliamo quando parliamo di Digital Workspace? Lo spazio, nuovo spazio digitale dell'utente. Per capire bene questo concetto facciamo una piccola premessa sul contesto tecnologico in fase di pandemia, sugli strumenti che l'Istituto ha utilizzato per supportare in maniera particolare la prima fase. Quindi parleremo di Virtual Desktop Infrastructure, ovvero di virtualizzazione della postazione di lavoro. Capiamo come da questa tecnologia, che è stata una scialuppa di salvataggio, possiamo così definirla, per supportare la prima fase emergenziale, come si arriva poi al concetto di Digital Workspace, ovvero spazio digitale dell'utente, insomma. Ecco, che cos'è la Virtual Desktop Infrastructure? Una tecnologia concepita principalmente per i dipendenti in telelavoro, tecnologia con un grande livello di maturazione, in Istat già presente da diversi anni, avendo una gran quantità di personale già inquadrato in questa posizione, circa il 15% del totale a febbraio 2020. E una tecnologia principalmente orientata per un approccio di lavoro da remoto, quindi non ancora affacciata a quello che è il contesto che abbiamo visto svilupparsi nell'ultimo periodo di lavoro agile. In ogni caso già dotata di molte peculiarità tecnologiche, come appunto l'accesso dall'esterno con meccanismi di autenticazione e la facoltà degli utenti, dei dipendenti, di utilizzare i loro strumenti anche dal proprio domicilio. Ecco, cosa è accaduto nelle prime fasi dell'emergenza? In questo grafico vediamo, un grafico abbastanza eloquente, come la tecnologia è stata in maniera del tutto immediata utilizzata per supportare tutti i processi produttivi dell'istituto, rendendola immediatamente accessibile alla totalità del personale.
Quindi vediamo come si è passati da un numero di accessi che sostanzialmente rispecchiava quello dei soli dipendenti del lavoro a un numero che contempla la totalità dei dipendenti. Ecco, cosa ha comportato? Quali sono state le conseguenze nell'immediato? Limiti e criticità della piattaforma preesistente. Chiaramente, nonostante gli investimenti tecnologici fossero stati diciamo già abbastanza ingenti, non c'era ancora una visione per supportare un numero così alto di utenti, per cui è stato necessario ricorrere a un contingentamento delle capacità e delle risorse dell'infrastruttura. Non c'è stata la possibilità di formare i dipendenti nell'utilizzo di questa piattaforma, visto la strettezza, insomma, e l'urgenza. E per questo motivo molti dipendenti si sono trovati in difficoltà nel capire effettivamente come dovevano organizzare il loro lavoro, dove si trovavano i dati e tutta una serie di altre problematiche. Non da ultimo la disponibilità limitata di offrire un'assistenza dedicata per questo tipo di servizio rispetto al numero di richieste che pervenivano in maniera molto alta, soprattutto nei primissimi periodi di attivazione. Ecco, quindi cosa abbiamo imparato? Cosa ci ha insegnato la pandemia in generale su questa cosa? La focalità e l'importanza del nuovo concetto di postazione di lavoro, che deve essere orientata principalmente al digitale, quindi concetto di digital first. Questa nuova modalità chiaramente riguarda adesso tutti i dipendenti, per quanto necessiti di alcune evoluzioni dal punto di vista anche organizzativo e progettuale, ma in sostanza tutti gli utenti sono adesso portati sia per necessità che per diciamo supportare le nuove modalità di lavoro ad utilizzare una tecnologia di questo tipo, che chiaramente deve a sua volta evolvere per supportare questo modello di lavoro agile. Ecco, presentiamo quindi il nuovo concetto di Digital Workspace. È la piattaforma che evolve la precedente postazione di lavoro virtualizzata e che ha come obiettivo quello di racchiudere e organizzare tutti quelli che sono gli elementi e le risorse dell'utente in un unico ambiente, per avere un unico colpo d'occhio su quelli che sono in sostanza gli strumenti di lavoro di ogni dipendente. E la particolarità, che comunque era parzialmente già presente nella precedente piattaforma, è quella di essere utilizzabile indipendentemente da limiti temporali, spaziali o di dispositivo, attraverso l'accesso di una semplice pagina web o di applicazioni dedicate multi device che ne estendono le funzionalità. Ecco, vediamo cosa intendiamo quindi per Digital Workspace. Potremmo definirla un vero e proprio ecosistema digitale dell'utente, quindi identifichiamo principalmente tre elementi che possono essere distinti all'interno di questo ecosistema. Quindi un desktop, ovvero la scrivania dell'utente classica, e qui ereditiamo direttamente quella che era la vecchia tecnologia di desktop virtuale, in cui l'utente ha a disposizione la sua scrivania, in cui può organizzare le varie risorse di lavoro, i dati e tutto il resto. I dati non sono a questo punto un sottoinsieme dell'ambiente di lavoro precedente, ma hanno un'identità a parte fondamentalmente, cioè vengono in qualche modo
identificati all'interno dell'ecosistema e classificati a seconda di quelli che sono le tipologie, i diritti di accesso degli utenti, le varie modalità di utilizzo, e possono essere in qualche modo consultati, editati e modificati anche in maniera diretta, senza la necessità di diciamo essere aperti attraverso gli altri elementi della piattaforma. Non in ultimo abbiamo le applicazioni, quindi quelli che sono i singoli strumenti, quindi parliamo di software, di tool o addirittura interi framework di sviluppo che possono essere eseguiti dall'utente in maniera indipendente dalle altre risorse. Ecco, tra questi un diciamo sottoinsieme molto importante di applicazioni che sono a disposizione degli utenti sono gli strumenti di comunicazione e collaborazione, quindi messaggistica istantanea, voce, strumenti per la collaborazione, cartelle condivise e quant'altro. Ad esempio, una delle applicazioni che è stata virtualizzata e nell'immediato è stato molto utile per i dipendenti è stata quella del telefono di ufficio, che era direttamente utilizzabile all'interno dell'ambiente per diciamo sopperire nell'immediato a quella che era l'adattamento ai nuovi strumenti di comunicazione che poi hanno preso diciamo il sopravvento. Ecco, cosa come possiamo adesso massimizzare gli investimenti tecnologici fatti dall'Istituto nel merito di questa nuova piattaforma? Chiaramente le metodologie di lavoro vanno riadattate, vanno ripensate. Gli stessi strumenti, le stesse modalità di conservazione e di elaborazione del dato che diciamo la parte principale che il nostro istituto va a trattare, ad elaborare e offrire alla collettività, vanno in qualche modo riorganizzate ed è un processo che va di pari passo con l'evoluzione del modello organizzativo del lavoro verso appunto il lavoro agile. E la piattaforma può e dovrà offrire anche diciamo più strumenti, una molteplicità di strumenti, anche sulla base di quelle che sono le indicazioni proprio dei nostri utenti, quindi dei ricercatori e di tutti i collaboratori, rispetto a quelle che sono le esigenze di analisi ed elaborazione dei dati, sempre chiaramente nel rispetto di quelli che sono gli standard dell'istituto. E quindi tutto ciò a corredo di poter migliorare l'esperienza del sistema al fine di facilitarne anche l'assistenza e poter finalmente approcciare nella sua pienezza quelle che sono, insomma, quella che è la nuova modalità di lavoro agile che tutti abbiamo conosciuto e in qualche modo ci siamo incontrati e scontrati nell'ultimo periodo. E grazie a tutti per l'attenzione e restituisco la parola a Sara. Benissimo, io ringrazio veramente i nostri relatori. Quali sono i messaggi che un po' possiamo portarci a casa dopo questo webinar, dopo questo incontro? Beh, sicuramente abbiamo visto che in una prospettiva di miglioramento continuo è necessario verificare costantemente la qualità dei servizi erogati, monitorando le performance dell'IT per allinearle alle sfide del futuro. E questo prevede un controllo costante delle risorse disponibili, ma anche e soprattutto forse un ascolto delle esigenze degli utenti, sia interni che esterni all'istituto. Poi, soffermandoci sugli aspetti legati alla sicurezza, abbiamo potuto constatare come la garanzia della sicurezza dei dati abbia in realtà due attori fondamentali. Da un lato l'istituzione, con le sue policy e le sue scelte strategiche, ma dall'altra parte ci siamo noi, con i nostri comportamenti, e abbiamo visto che questi possono veramente fare la differenza. Infine, seguendo questo percorso, abbiamo portato l'attenzione su una nuova dimensione del lavoro, e abbiamo visto quali sono le caratteristiche peculiari di una piattaforma di digital workspace
E quindi abbiamo capito che, insomma, ci sono tutti quegli strumenti di collaborazione e condivisione che ci permetteranno e ci hanno permesso anche una diversa gestione del lavoro. E abbiamo dato uno sguardo alle prospettive future, abbiamo visto che ce ne sono ancora delle cose da fare, delle sfide da affrontare, e anche qui ognuno di noi può fare qualcosa, può pensare ad esempio a quanta parte di dematerializzazione del proprio lavoro si può affrontare e quante attività invece sono ancora basate sul cartaceo e quindi dove sono i cambiamenti da mettere in campo. Con questi messaggi io direi che il nostro incontro può terminare qui. Io vi ringrazio veramente, ringrazio i nostri relatori, vi ringrazio voi che ci avete seguiti e vi salutiamo e vi auguriamo però un buon proseguimento con i lavori della 14ª Conferenza Nazionale di Statistica. Grazie, grazie a tutti. Recording stopped.